tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere con voi. Il Get Ready With Me in realtà è soltanto una scusa per fare qualcosa mentre parlo, perché è da tanto che volevo girare questo video, ma a volte non mi piace molto l'idea di sedermi nella solita postazione senza far nulla e parlarvi. Mi sento poco produttiva, quindi oggi mi truccherò con voi, ma in realtà vorrei focalizzarmi molto di più su quello che dico e non tanto sul trucco che farò. Utilizzerò la Normina Palette, ma questa volta cercherò di usare soltanto i toni più caldi, marroncini, rose gold. Allora, di che cosa voglio parlarvi oggi? Non parlerò esclusivamente di Zoella, come avrete visto nel titolo, ma voglio prendere spunto da lei, da quello che è successo ultimamente a lei e al suo canale, per parlare poi di altro. Piccola premessa, io ho sempre seguito Zoella da proprio gli inizi ed è stata fino a poco tempo fa la mia youtuber preferita insieme a Marzia, CutiePie Marzia. È stata perché parlo al passato, perché ho smesso di guardare i suoi video e di seguirla come la seguivo una volta. Cioè adesso contate che non guardo praticamente più nulla di suo e anche sui vari social non faccio più tanto affidamento a lei. Questo perché ho notato negli ultimi, boh, 2 anni circa un calo di, non dico interesse, però i suoi contenuti erano bene o male sempre uguali. E a parte i vlogmas, che ogni anno comunque guardo con molto piacere, non guardavo più niente di suo, non lo trovavo più interessante, mi sembrava una forte ripetizione, che io ho notato principalmente nei video dedicati al lifestyle e al make-up, cioè tutti i video fatti ultimamente con quella tematica erano uno lo stampino dell'altra. Poi, non so come sono giunta a delle informazioni, a una serie di informazioni che mi hanno fatto riflettere tanto. Ci sono un casino di video al riguardo, quindi sarò molto breve perché non voglio focalizzarmi esclusivamente su di lei. Oltre a dimostrare, tra virgolette, poco interesse nel suo canale, nei contenuti almeno che ha fornito ultimamente, ci sono stati comunque degli episodi poco piacevoli, tipo lei che non guarda minimamente la strada perché è troppo impegnata a filmarsi mentre guida, il suo calendario dell'avvento che si è rivelata una grossa fregatura, il fatto che non abbia mai chiesto scusa per questo, che è la cosa che più mi ferisce, la sua mancata partecipazione ad eventi che invece aveva promosso, che poi fra tutte le cose, quella che mi stupisce meno, perché anni fa io ho incontrato Zoella a Itatube a Milano. Per chi non conoscesse questo evento, non so se ne facciano ancora o meno, si trattava di una sorta di convention in un luogo chiuso, pagavi il biglietto per incontrare alcuni youtuber, fra cui appunto c'era Zoella. E mi ricordo che questa convention è durata 2 giorni, io per fortuna sono andata al primo giorno, ho avuto modo di incontrarla anche se non abbiamo potuto parlare di nulla perché c'era un casino di gente, quindi non c'era spazio per la conversazione, ma solo per farsi una foto. E mi ricordo benissimo che il secondo giorno di convention lei non si è presentata perché ha avuto un attacco di panico. Cioè, vedere tutta quella gente lì per lei l'avrà sicuramente messa a disagio e quindi lei poi è stata male e non è andata. È una cosa normalissima, cioè quando hai un seguito così grande, fai fatica a volte a renderti conto realmente dei numeri. Quando vedi tutta quella gente lì poi dal vivo, cioè è normale rimanerci così. Quindi non è che gliene si può fare una colpa. Però dopo quell'esperienza lì mi sorprende che abbia deciso comunque di ripetere esperienze del genere anche più grandi e che in questo caso probabilmente non abbia fatto nulla per. Però vabbè, questa era una mia piccola considerazione. Fatto sta che aggiungi questo a quello, a quell'altro, mi dispiace, ma mi è caduta tantissimo. Io ovviamente parlo del personaggio perché è quello che, tra virgolette, conosco. Ci sono cose comunque che ha detto in un vlog, mi sembra anche abbastanza recente, che comunque mi hanno fatto riflettere, non soltanto sul suo caso, ma in generale. Dice infatti che nonostante si sia esposta tantissimo in questi anni, comunque condividendo cose personali,
la sua vita di tutti i giorni, eccetera, eccetera, nemmeno la persona più fan che ha visto tutto quello che ha pubblicato può dire di conoscerla realmente. Questo perché comunque lei sceglie che cosa condividere, mentre spesso la gente si prende troppe confidenze e questa cosa a lungo andare le ha provocato tanti problemi perché lei non si è sentita più libera di condividere nulla in maniera genuina perché passava tutto il tempo a pensare cosa dire e come dirlo perché si è sempre sentita nell'ultimo periodo sotto osservazione, cioè sotto processo, diciamo. Ogni cosa che diceva poteva essere mal interpretata o usata, diciamo, contro di lei, quindi ha sempre avuto paura ad esporsi su alcune cose, almeno nell'ultimo periodo, e diceva appunto che aveva smesso di fare video per alcuni mesi proprio perché si riguardava mille mille volte i video per cercare la minima cosa che potesse essere fraintesa in modo da rimuoverla, e quindi questo comunque non ha creato una situazione piacevole per lei. Sotto questo punto di vista io la capisco benissimo e comprendo il forte disagio che sta vivendo comunque in questo periodo. Molte persone probabilmente no, perché sta perdendo un sacco di iscritti e più che altro è calato fortemente l'interesse del suo pubblico verso i suoi contenuti, perché come vi dicevo, sono bene o male tutti uguali. E ha preso proprio le distanze lei dal suo personaggio, ha cambiato nick su Instagram, su Twitter, è voluta tornare un po' alle radici, diciamo così. Io avrei preferito che facesse un passo indietro e basta, perché alla fine tutti siamo umani e nessuno dovrebbe essere in una posizione tale da non sentirsi più libero di esprimersi, soprattutto se sei una persona che è stata, non dico abituata, però fino comunque qualche anno fa condivideva veramente ogni cosa della sua vita e viveva grazie a questo. Allora, inizialmente mi sono ritrovata a pensare al fatto che è vero di non poter dire di conoscere veramente una persona per quanto questa si apra online, perché comunque, ripeto, decide di mostrare un lato della propria personalità. Poi ci sono tante persone che non si direbbe mai, perché appunto vediamo soltanto una faccia di loro, si sono costruite con il tempo un personaggio. E per carità, non c'è nulla di male in tutto questo. Io però sono rimasta molto ferita dal comportamento di alcune persone che ho avuto modo di conoscere nella vita di tutti i giorni, cioè nella realtà, ecco, e si sono rivelate a volte veramente l'opposto di quello che sono online. Ci sono rimasta molto male perché mi sono sentita a volte usata, perché online fanno vedere che ad esempio sono mie amiche, persone che mi conoscono, che mi stimano, poi nella vita vera non rispondono ai miei messaggi, mi ignorano, parlano male di me alle spalle. Fa male come situazione, perché io comunque se ho un problema con qualcuno sono abituata ad andarglielo a dire, mentre evidentemente questa cosa non è di moda, non so. E quindi niente, tutto questo discorso per dire che bisogna stare attenti quando si seguono delle persone online, non bisogna mai dimenticarsi che quella non è la vita vera, che hanno tutto il diritto queste persone di essere diverse nella loro quotidianità e quindi non bisogna idealizzarle, idolatrarle, crearsi veramente dei film, perché fa male anche a noi, perché ci facciamo poi delle aspettative riguardo alle persone, la vita in generale, che in realtà poi non troveranno mai un vero e proprio riscontro perché non si basano sulla realtà. Perché quel che vediamo non è sempre finzione, ma non è totalmente la realtà, è soltanto un aspetto. Spesso ricevo comunque dei messaggi: vorrei essere come te, che vorrei avere le amicizie che hai tu, un gruppo così affiatato come il vostro. A me crea un sacco di confusione tutto questo. Uno, perché non mi sembra di avere nessun gran gruppo di amicizie. Vado abbastanza d'accordo con altri blogger, ma da lì a dire amici, per me ce ne passa. Per me l'amicizia è una cosa veramente importante che non si basa esclusivamente sul vedersi magari una volta l'anno ad una fiera o seguirsi a vicenda, cioè è un rapporto, è una relazione, come la relazione sentimentale, solo che non ci si ama ma ci si vuole bene. Però è qualcosa che va comunque coltivato, anche se a distanza, anche se non ci si può vedere.
Io comunque non ho parole per questo mascara. Cioè, spero che si veda qualcosa. È bellissimo. È sempre lui, è sempre Le Volume de Chanel. Sempre lui. Ce l'ho da mesi, è ancora buono, non si è seccato. Ciglia sempre super top. Che il filtro di Kylie Jenner su Instagram, levate. Cercate quindi di prendere quello che vedete, sentite con le pinze. Questa faccenda di Zoella in particolare mi ha lasciato veramente basita perché mi ha fatto pensare magari a tante cose che si sono sommate e mi hanno fatto capire che non è più la persona che seguivo prima con piacere, non è più qualcuno che mi dà qualcosa di positivo, che mi intrattiene. In futuro potrà cambiare questa cosa, io lo spero perché comunque è stato un punto di riferimento per me. Per diverso tempo. La gente cambia ed è normale che cambi, non c'è nulla di male in questo. È anche sbagliato, secondo me, farsi delle aspettative riguardo a persone che alla fin fine non conosciamo. Questi personaggi qua hanno tanta pressione addosso. Non gli si può biasimare tutto questo, cioè. Io sono dispiaciuta perché mi dispiace vedere una persona comunque che seguivo con piacere in un momento di difficoltà. Però a parte questo, in realtà la cosa che mi fa più male è vedere alcuni atteggiamenti nella mia di realtà che mi fanno veramente stare molto male. Io spesso mi chiedo anche, ma che senso ha starci così male? Tanto quella persona non frega niente di me, cioè perché io dovrei starci male? Dovrei imparare a fregarmene. Il fatto è che non sono molto brava in questo, perché quando riesco a fidarmi di qualcuno, stimo qualcuno, è un passo grande per me. Ci investo tanto nelle amicizie, nei rapporti, quindi quando vedo situazioni del genere ci rimango molto male, faccio fatica a mollare la presa. Sa che metto questa volta Sweet Gravity di Nabla. È un rossetto di cui mi chiedete spesso. Quando lo indosso su Instagram mi chiedete sempre: che rossetto è? Io me lo mangerei comunque. Ha un odore di vaniglia cocco. Aspetto un attimo per farvi vedere com'è il colore una volta asciutto, perché è un po' più scuro di così. Questo è quindi il look completato, anche se in realtà ho cercato di focalizzarmi più su quello che volevo dire. E spero veramente che nei commenti nasca magari una discussione riguardo a questo argomento. Mi piacerebbe sapere infatti come la pensate voi al riguardo, a parte il caso di Zoella in generale, se vi fate certe aspettative sulle persone che seguite online, se ne siete un po', tra virgolette, ossessionati, che impatto hanno queste figure, questi personaggi nella vostra vita di tutti i giorni, o se semplicemente sono un po' punto di riferimento barra intrattenimento. Spero davvero che da questo video nasca qualcosa di positivo, quindi non vedo l'ora di leggervi nei commenti. Spero anche che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!